200.000 hai metti te, 200.000 hai metti la banca, casa è tua quando sei vecchio, ma tu l'hai pagata il doppio e comunque ti sei fatto la vita senza i 200.000 euro iniziali in tasca. Porca miseria, preferirò quando ho 30 anni avere 200.000 euro in tasca, o se vai al ristorante devi guardare i prezzi. I soldi li stai dalla banca, la scelta tua, i soldi li stai dalla banca, non ti lamentare se lavori 10 ore al giorno, i soldi li stai dalla banca. Se hai comprato casa con il mutuo e sei anche felice perché pensi che non butti i soldi in affitto, questo video è per te. Così iniziamo questa bella discussione perché vedo ancora nel 2023 c'è gente ancora che ha dubbi su sta cosa della casa. Guardate, è incredibile. Comprare casa, accendere un mutuo e pensare di non aver buttato i soldi in affitto è la più grande stronzata che ho mai sentito da quando l'uomo ha inventato il mutuo. Segnatevela questa qua. Comprare casa accendendo un mutuo, pensando che un mutuo che te lega per 20 anni, per 30 anni, pensando soprattutto se sei dipendente, pensando che non butti i soldi nell'affitto è la più grande stronzata che abbia mai sentito da quando l'uomo ha inventato il mutuo. Ok? Allora, facciamo prima di tutto una premessa. Mindset Monday è i miei pensieri, i miei ragionamenti. Ok? Penso che possono essere d'aiuto a molti perché questi ragionamenti, questi pensieri, ok? Alcuni li ho avuti da decenni, altri l'ho avuti pian piano con l'età. Mi hanno portato a una crescita personale e a una libertà finanziaria. Siccome io penso che chi può parlare di una cosa è colui che l'ha fatta, a volte trovo assurdo, soprattutto la pedagogia, no? Quando vai da uno psicologo appena laureato che ti dà consigli sui bambini, che non c'ha figli però, no? Quindi quello che dico io è, questo è stato il mio percorso e io mi esprimo, cioè ci sono le parole e vanno dette. Se secondo me è una stronzata, dico che è una stronzata. Quindi io mi esprimo così e dico questo, perché ci stanno le parole, vanno usate le parole. Ok? Le parole giuste proprio per capire quanto penso, quello che penso di questa cosa. E ripeto, questi sono i miei pensieri. Voi fateli vostri in parte, contestateli, stiamo qui appunto per parlarne, per discutere, però quello che è innegabile è che questi pensieri, questi ragionamenti mi hanno portato alla libertà finanziaria, quindi magari qualcuno possono essere d'aiuto, no? Fatta la premessa. Il discorso è questo. Poi affrontiamo i vari commenti. Iniziate a mettere commenti su sta cosa. Allora, purtroppo in Italia c'è questa mentalità, fuori dall'Italia meno, ok? Di comprate casa per non buttare i soldi in affitto. Perché se uno sta in affitto butta i soldi. Con il rent delle auto un po' ci si è arrivati, che è una stupidaggine, comprare piuttosto che controllare. Okay? Che poi oh, guarda caso è il principio delle opzioni. È meglio comprare o controllare? Vabbè, non divaghiamo, rimaniamo sulla casa. Allora, se tu compri casa, ok? Soprattutto se hai uno stipendio dipendente, quindi hai uno stipendio fisso, se tu compri casa sei in mano alla banca per 20 anni col mutuo ovviamente, ok? Se l'hai fatto con il mutuo a tasso variabile, peggio ancora, non esci più dalla ruota del criceto, non esci più. Adesso è il periodo dei tassi variabili, perché? Perché i tassi sono cresciuti, la gente non si può permettere di comprare casa. Non si può permettere di comprare casa, allora che fa? Fa il tasso variabile, ok? Che è più basso del tasso fisso, perché il tasso fisso lo vendono più alto, ovviamente, perché in previsione di futuri aumenti, no? E rimane incastrato. Io conosco gente che addirittura, qui l'apoteosi, ha comprato casa, ok? Col mutuo, poi ne ha comprata un'altra con mutuo variabile, l'ha messa in affitto.
e col fatto che sono saliti, il variabile è salito, non si ripaga l'affitto e quindi non ce la fa arrivare a fine mese. Perché? Perché col mutuo di casa sua sta in difficoltà, col mutuo della casa comprata quell'altra sta in difficoltà, c'ha un'entrata che è quella dello stipendio, c'ha l'altra entrata che è quella dell'affitto. Se c'è un contratto 4x4 lo puoi mandare via. Quindi si creano situazioni assurde, cioè si chiama proprio incastro, ok? Contratto capestro, chiamatelo come vi pare, cioè la banca dei rendi mutui, cioè il lavoro della banca è vendere mutuo, ok? E la casa è perfetto inculcare comprate una casa. Io spero che bisogna essere chiari su questa cosa, cioè andare in affitto significa buttare i soldi, significa usufruire di quel qualcosa, quindi lo sto usufruendo, non sto buttando i soldi, lo sto usufruendo, primo. Secondo, mi dà la libertà, mi rompe le scatole, non mi piace più il posto, qualsiasi problema me ne posso andare. Quante persone hanno comprato casa e sono rimaste incastrate in situazioni, cioè il vicino problematico, il condominio problematico, la zona problematica, la discarica che ti hanno aperto vicino, che ne so, qualsiasi cosa. Ma se hai comprato casa col mutuo, sei incastrato o ci perdi i soldi, perché poi, cioè, un conto è andare via da un affitto, un conto è rivendersi una casa, soprattutto con i prezzi che magari c'è un periodo che sono più bassi i prezzi, che fai? Mutuo a tasso variabile, cioè, ti porta alla distruzione. La scelta di comprare casa col mutuo è qualcosa che ti incastra, ok? Perché? Perché casa non è vostra, è vostra tra 20 anni. In questi 20 anni dovete pagare il notaio, tutte le spese, dovete pagare tutto voi, tutto voi dovete pagare, manutenzione, tutto quanto dovete pagare voi, ma casa non è vostra. In più ci dovete pagare pure le tasse su sta casa, ma casa non è vostra. E alla fine dei 20 anni, quando casa è vostra, vi fate due conti e vedete che di case ne comprate due con quei soldi, ok? Perché avete dato i soldi alla banca, avete dato i soldi di interesse e avete dato tutti i soldi di manutenzione, gestione e tutto quanto. Questo deve essere chiaro, è questo che la gente non capisce. Ma c'è un ulteriore passaggio, ve lo dico, vediamo se c'è qualche commento, poi ve lo faccio con un esempio lampante, perché io sono stato sempre contrario a comprare casa, sempre. Primo, perché devi andare alla banca che te deve fare le pulci per darti il mutuo e già mi scoccia. Già da là che vai là, chiede se mi dai il mutuo, 10.000 documenti, 10.000 firme, che alla fine, cioè, non è più importante il tasso che te fa, è importante se te lo dà o no. Quanti magari vanno a banche che gli fanno il tasso più alto, però gli danno il 90%. Però te fanno un tasso più, cioè non uscite più dalla ruota del piacere. Non ne uscite più. Non uscite più. Allora uno fa la scelta, dice: io sai che c'è, quando ho casa mia mi faccio il culo per 20 anni, 30 anni, poi casa mia e vivo a stenti, arrivo preciso a fine mese. Erano discorsi che si potevano fare anni fa, ma adesso con l'inflazione, con quello, con quell'altro, poi, cioè, uno dice: mi arrivo a fine mese, ma dipende dalle scelte che hai fatto prima. Vediamo qualche domanda, poi vi faccio un esempio, cioè io vorrei che su questo siamo chiari, cioè ci stanno libri, letteratura, video, tutto. Non conviene comprare casa col mutuo, non conviene. Eccolo qua, ma tu non hai comprato casa alle Canarie? Certo che ho comprato casa alle Canarie, ma io non vivo nella casa che ho comprato. È questo che dovete mettere in testa. Io ho comprato casa in Italia, certo, ma non ci ho mai vissuto. Se tu mi dici, compro casa, do il 20%, poi faccio un mutuo, l'80% faccio un mutuo, a tasso fisso, e quel mutuo è, che ne so, 800 euro al mese, io me l'affitto a 800 euro al mese, l'inquilino mi paga il mutuo. Quindi l'importante è non vivere nella casa. Poi uno gli investimenti certo che li può fare nell'immobiliare, ma io sto parlando proprio di comprare casa, accendere un mutuo e viverci. Poi puoi comprare anche 20 case, puoi comprare anche 20 case. L'importante, però, cioè, qui però ci dobbiamo capire. Allora, se io dico puoi comprare anche 20 case, stiamo a parlare già di un livello superiore, no? Perché chi se può comprare 20 case
si può permettere pure una di tenersela e viverci. Chiaro il concetto qual è? Qui stiamo parlando di chi inizia, cioè il primo step per uscire dalla ruota del criceto. È ovvio che se hai 2 milioni in contanti, dici sai che c'è, invece di comprarmi casa e da tutti i soldi mi faccio pure una parte di mutuo, è un altro ragionamento questo. Io sto a fare ragionamento di chi parte, di chi da zero, ok, dice ok, devo uscire dalla ruota, se c'è 2 milioni non c'è problemi di soldi. Capiamoci, perché poi ci stanno tante sfumature, mo le vediamo tutte insieme. Ma prima vi faccio questo esempio. C'era un mio amico, c'è un mio amico, numeri alla mano, numeri alla mano. Un mio amico che non mi ricordo che anno era, insomma, 2000, sì, dopo il 2000, subito, dopo l'euro. Infatti la bolla immobiliare mi sembra che era 2008, però dopo l'euro in Italia i prezzi delle case sono saliti alle stelle. Quindi questo mio amico a Roma, zona Pio Claudio, che ha fatto? C'ha sta casa, ok, dove viveva, di proprietà, penso gli hanno lasciato i genitori. I prezzi delle stelle sono, delle case sono andate alle stelle e se l'è venduta a 400.000 euro. Lui si è venduto casa a 400.000 euro, anni 2000, ok? Si è trasferito in affitto vicino al mare, perché gli piaceva il mare, la moglie gli piaceva l'aria di mare, ok? Quindi ha fatto il processo inverso, perché okay, ha venduto casa per andare in affitto. Affitto a Attichetto, fuori Roma, vicino al mare, 800 euro al mese. Okay? Qui lui ha intascato 400.000 euro, okay? E pagava 800 euro al mese. Ok, moglie, stipendio fisso e già con 800 euro al mese di affitto ce la fai se c'è uno stipendio fisso a pagare gli 800 più lui. Che ha detto, sai che c'è, costi 400, a parte che ho le spalle coperte, ma mi apro un'azienda. E si è aperto un'azienda di elettronica. Dopo qualche anno, io poi l'ho seguito perché col fatto dell'elettronica, ho seguito e iniziava a fatturare, è arrivato pure a fatturati sopra il milione. Allora il problema qual è? Vero, reale, è che se tu fai una cosa del genere è perché non sai che faccio con i soldi. Non sai gestire il capitale, allora preferisci metterlo in mano alla banca che te ne chiede il doppio perché tu non sei in grado. Perché se tu prendi 2 milioni, 2.000 euro al mese, o te li sputtani o non te li sai gestire. Se hai 50.000 euro da parte, non sai come gestirli. Ma cazzo, compri un libro, guardi un po' di video su YouTube, ti fai un'idea, vedi quella può essere la strada e poi te studi approfonditamente, in modo approfondito quell'idea. Per quanto riguarda me, è il trading sicuramente. Cioè, se io inizio e ho 20-30 mila euro da parte, ma non mi vado a comprare casa, rimango in affitto e con quei 20-30 mila euro cerco di fare un business che mi fa uscire dalla ruota del criceto. Perché se sono in affitto, perché se rimango, ok, se compro casa, che poi tocca vedere che casa, perché ovviamente. Stiamo a parlare che te puoi comprare la casa dei tuoi sogni, no? Ok, perfetto. Se c'hai 20-30 mila euro da parte, non ti compri casa dei tuoi sogni. Te compri una casa accettabile, dove cerchi di fare il massimo di mutuo dalle banche, perché una casa comunque 200.000 euro ti costa. Quindi che casa ti stai a comprare? Casa, la tua casa della vita, ma sei legato per tutta la vita. Perdi sia la libertà geografica che non ti muovi più, e sia la libertà economica, non esci più dalla ruota del criceto, ok? E tutto questo perché? Perché con i 20-30 mila euro che c'è da parte non sai che cazzo faccio. Gli consigli alla banca che ti dà una casa con un mutuo che devi firmare 10.000 fogli, una marea di spese, e la tua dichiarazione proprio dice io dalla ruota del criceto non esco più. Io mi sono scritto tutto. Vi ho raccontato tutto, vi ho detto io come la penso, io ho sempre pensato questo, sempre. Ho comprato varie case, in nessuna ci ho vissuto, in nessuna ci ho vissuto, sono sempre stato in affitto. Ok, poi ci stanno tante situazioni, per carità, stanno tante situazioni, tante sfumature, ma il concetto base che dovete comprendere è questo, cioè quello che voglio farvi vedere è la mentalità. Io sono convinto che questa mentalità che ho avuto sulla casa mi ha permesso
è uno dei fattori chiave che mi ha permesso di raggiungere la libertà finanziaria. Se io avessi acceso un mutuo per comprare una casa, magari anche grande, ok? E davo tutto, che ne so, una casa di una bella casa, mezzo milione costa, parliamoci quello che dice, può essere la casa della vita mia, mezzo milione, ok? Ma mezzo milione devi avere 200.000 euro in contanti, e più devi fare 300.000 euro di mutuo almeno, cioè, ma vi rendete conto con 200.000 euro piuttosto di dargli la banca, che poi quei 500.000 euro in 20 anni diventa un milione, ok? Però quei 200.000 euro uno se li dice, ok. Fammi studiare un attimo come far sì che questi 200.000 euro mi permettano di uscire dalla ruota del criceto. Mi faccio un piano di qualche anno e esco dalla ruota. Poi quando sono uscito dalla ruota ne parliamo di compra casa. Ma la priorità non deve essere la casa. La priorità deve essere uscire dalla ruota del criceto, non scambiare tempo per denaro. Questa deve essere la priorità, non la casa. Oh no, ma mettete un tetto, fate un tetto. Certo, fate un tetto. Ma tu non ti stai a fare un tetto se compri casa col mutuo a 20 anni o a 30 anni, perché è della banca casa. Tu ci paghi le tasse, com'era quello? Vabbè, non diciamo volgarità, insomma. Cioè, è della banca, però tutti gli oneri sono vostri. C'è qualcosa che non va nel meccanismo, no? Cioè, questo è una cosa che pure, cioè, va capita. Guardate, io vi dico queste cose non è perché, cioè, io, questa è la mia mentalità. Ok, poi uno deve essere pure, se ti mette davanti allo specchio, ritorniamo alle vecchie puntate di Mindset Monday, no? E devi pure, oh, ho fatto una cazzata. Io ho ancora amici convinti, che hanno fatto bene a comprare casa. Ok, c'hanno ancora il mutuo, ok, a tasso variabile perché si erano fatti dei studi, e ancora non mollano, non mollano la presa. No, sono convinti ancora che hanno fatto bene, vivono qua, lavorano 10 ore al giorno. Lavorano 10 ore al giorno, ok. Ancora sono convinti che hanno fatto bene a comprare casa col mutuo, pure variabile. Sono convinti, per carità. Ognuno fa le sue scelte, ma poi non te lamentare se stai nella ruota del criceto, non te lamentare se è tutto aumentato e che fatichi a fine mese, non te lamentare che le vacanze le vai a fare una settimana, ok, a posto dove costa di meno. O se vai al ristorante devi guardare i prezzi. I soldi li stai dalla banca, la scelta tua. I soldi li stai dalla banca, non ti lamentare se lavori 10 ore al giorno, i soldi li stai dalla banca. Quel gruzzoletto che c'avevi hai dato la cosa per comprare casa. Cioè l'hai messo lì per invece quel gruzzoletto te studiavi un attimino come. Io lo dico perché pure io non sapevo, cioè non lo sapevo prima di conoscere il trading, ma a prescindere dal trading. Studiate qualcosa. Adesso sto mio amico, questo mio amico non faceva trading. Ok, si è aperto, c'aveva qualche idea, ha detto ok, ma come idea che c'erano tanti progettisti elettronici. Mi faccio una scheda elettronica, ma vendo tutto il mondo. Si è fatta la scheda elettronica e si è venduta a tutto il mondo. Poi si va a fare la villa. Quando fattura 1 milione. Cioè, questi i ragionamenti che dovete fare. Commentate che vi rispondo uno per uno e spero insomma che queste live siano d'aiuto a qualcuno, insomma, qualcuno, perché a volte a me mi scrivono gente con situazioni proprio, dice no, Manuele, vorrei fare trading, però non c'ho il capitale perché c'ho questo, quest'altro problema, cioè vi create pure voi problemi, perché questo uno dei principali è accendere un mutuo. Mutuo uguale non uscirò mai più dalla ruota del criceto. Poi ovviamente se uno guadagna 20.000 euro al mese e accende un mutuo da 1.000 euro, grazie, è un altro ragionamento, è un altro discorso, gli può fregare di meno. Ma è difficile perché se guadagni 20.000 euro al mese te vai a comprare una casa da una villa da 1 milione, te vai a comprare, no? Cioè, poi è tutto proporzionato. Comunque, dai, vi rispondo. Allora. Comprate due case, ora cerco in affitto, ho già fatto i conti di tutte le spese sostenute in tutti questi anni. Perfetto. Comprate due case, ora cerchi in affitto. Penso a comprare due case come investimento e ora cerchi in affitto. Ci sta, ci sta. Guardate, l'affitto ha, come tutte le cose, ha i pro e i contro. Ok? Però c'è la libertà, non c'hai problemi. Non c'hai problemi. Veramente, cioè, l'affitto non c'è.
Ovviamente ti trova un padrone di casa bravo, se trovi il padrone di casa stronzo, cioè dice no, ma il padrone di casa è cambia padrone di casa. Ho intenzione di comprare casa per avviare un'attività di affitti brevi per turisti, casa vacanze. Che consiglio mi puoi dare? Considera che prenderò il mutuo per il 30% del valore dell'immobile. No, tu stai facendo business però, ok? Questo ci sta. Questo ci sta, ok? Quindi prendi il mutuo basso. 30% del valore dell'immobile, fallo anche dei pochi anni, ok? 10 anni se riesci, in modo che più è corto il mutuo e più c'è potere contrattuale con la banca, no? Che tu vai in banca e dici: senti, io metto il 70% a 10 anni, cazzo, me li fa i tassi che ti chiedo io, ok? Ovviamente tasso fisso, e rischio 70, a banca tu sei la persona ideale per la banca. Breve periodo e comunque sia 70% lo metti te, quindi poi andai in banca, no? E comunque poi se hai altre case, insomma. Per quanto riguarda nello specifico affitti brevi non sono preparato perché non è il mio, cioè io vivo col trading, ok? Non faccio affitti brevi, però ha senso, quello che scrivi ha senso. C'è Emanuele, lo pensavo anch'io che erano soldi buttati. Ma tutti lo pensavamo, eh. Cioè, in Italia tutti lo pensavamo che erano soldi buttati all'inizio. Da quando ho iniziato a frequentare persone giuste, questa cosa si è smontata. Esatto. E ho iniziato a conoscere il mondo degli investimenti. Abbiamo venduto casa, siamo in affitto e ho iniziato ad investire. Oh, vedi? Bravo, bravo Stefano. È l'unico modo per uscire dalla ruota del criceto. L'unico modo. Guardate, ve ne dico una. Te dico una, Stefano, che proprio smonta tutti gli scettici. Allora, io col trading tra le mie strategie ho una che si chiama Married Put, ok? Che significa che compro azioni e mi proteggo con un'assicurazione. Ok? Mi hanno intervistato in parecchi su questa, che non è quella che trovate su YouTube, quella è la Protected Put. Però seguimi un attimo, Stefano, su questa Married Put. Questa è una strategia che se tu metti 100.000 euro, ok, facciamo finta, metti il valore di una casa, ok? Metti 500.000 euro sopra, ok? Fissi la perdita perché ti compri l'assicurazione e fissi questa perdita al 9%. Poi ci lavori con i dividendi, ci lavori gestione della posizione, entrata, tutte cose che io spiego nel corso. E arrivi a un 5% di rischio massimo. 5%. Tu metti mezzo milione, il massimo che rischi sono 25K. Che succede per un anno? Se il mercato sale e te fa un 20%, un 15%, come magari sta a fare inizio anno, no? Ok, te fa un 20%, tu hai fatto 100K. Se il mercato crolla, ok, tu hai perso 25K. Riprendi i tuoi soldi, che non sono più 500, sono 4,75, e te ricompri casa. Ma almeno ci hai provato. Almeno ci hai provato a uscire dalla ruota, hai fatto qualcosa, non sei passivo lì, hit, sleep, work, repeat, hit, sleep, work, repeat, e la sera telegiornale e striscia la notizia. Questo lo voglio far capire. Sono passato pure io, hit, sleep, work, repeat, passaparola, telegiornale, mangi, telegiornale, striscia la notizia, ok? Sono passato pure io. C'è una vita parallela. Se io ho una casa che vale mezzo milione, no, però casa. Ma come? Ho fatto esempio io di uno che ha venduto casa. Il problema è che non sai poi che faccio con quei soldi. Ok? Quindi, ovviamente, non è che domani ti andrà a vendere casa. Prima te studi e capisci e vedi se tu sei in grado di, se puoi studiare quella. Una volta dici, oh, cazzo, posso fare sta cosa? Prendi mezzo milione, vendi casa. Rischio massimo definito, dopo un anno ti va male, ok, non ci avrai più una casa da 500.000 euro, devi comprare una casa da 475.000 euro. Se i prezzi sono rimasti così, perché potrebbero pure scendere, qui la riprendi la stessa, ok, che ti cambia vivere una casa da 500.000 euro e una casa da 475? Non ti cambia niente, ma almeno ci hai provato. Ti ha detto male, ma ci hai provato. Ma se ti diceva bene, fuori dalla ruota del criceto, un'altra vita, una vita parallela che si apre. Ok? Allora, Stella, io nel 2013
Ho preso casa 95 metri quadri a Milano, zona isola 170 K, con mutuo variabile, ahia. Euribor è stato negativo, sì, fino al 21-22, e ci ho vissuto io. Oggi vale 4,70, restano 20 K di mutuo e non conta se l'Euribor sarà al 4%, ora l'affitto a 1.800 al mese. In affitto con 3 mesi di preavviso li mandi via o ti mandano via. Non ho capito con 200 K tu cosa consigli di fare. Affitti per titolari costami. Allora, aspetta, aspetta, qui dobbiamo vedere tutto. Allora, oggi vale 4,70 K. Ok? Il fatto che tu l'hai comprato nel 2013 a 170, adesso vale 4,70, vabbè, ti ha detto bene. Ok? Ci sta, e ci sta. Restano 20 K di mutuo, quindi hai fatto un piccolo mutuo. Ok? Quindi dal 2013 a oggi, se ti rimangono 20 K di mutuo, hai fatto un piccolo mutuo, non hai chiesto una grossa parte di mutuo. Se l'Euribor sale al 4%, ora l'affitti a 1.800 al mese. E ci sta. L'affitti però. L'affitti. Perché a te il mutuo ti è salito. Quindi se tu avevi uno stipendio di 1.500 euro, ok, adesso non ce la facevi più a pagarlo il mutuo. Cioè, questo è il ragionamento che devi fare. Stella, allora, non devi fare il caso specifico, io sto a fare il caso generale. Se tu hai le possibilità economiche, ok, per superare questo, per superare quello, per superare quell'altro, non c'è problema per te. Ma allora devi porre al monte il problema. Stai nella ruota del criceto o no? Perché se hai quelle possibilità economiche che ti permettono di fare queste cose che leggo qua, la domanda è perché stai ancora nella ruota del criceto? Meno che tu mi dici no, io non ci sono del criceto, ok. Cioè, cerchiamo di capirci. Oh, in affitto con 3 mesi di preavviso li mandi via o ti mandano via. Non è proprio così, eh? Non è proprio così. Poi, non ho capito con 200 K tu cosa consigli di fare. Io consiglio di investirli, ok? Di investirli. Poi, se tu hai di investirli, non di viverci. Cioè, tu 200 K ci puoi comprare una casa, ok? Come hanno fatto i commenti sopra, ci puoi comprare una casa e è un business per te la casa, perché fai l'affitti brevi, oppure la compri, la ristrutturi e rivendi, ok? Oppure ci fai trading, ok? Io sto dicendo che questi 200 K di farci qualcosa che ti danno una rendita passiva, semipassiva, quello che è, ma non darli alla banca. Io questo sto dicendo, ok? Perché? Perché se tu li dai alla banca, soprattutto in una casa dove ci vivi, soprattutto a tasso variabile, non esci più da ruota. A meno che tu non mi fai discorsi che dici, mo c'è una casa da 4,70, cioè costa 20, tu c'hai casa 4,70, te la vendi 4,70, te la vendi, ci fai 4,50, tu con 450 K in tasca fai investimenti, fai trading, esempio. Poi fa pure affitti brevi, io parlo di trading perché faccio trading. Ci vivi, te ne vai in affitto a 2.000 euro al mese, tranquilla, ci vivi, con 470 K di capitale. Alberto, mutuo ante metri di guai 120%, ora piano in 2 anni di vendita, con quel che mi rimane, 50% per iniziare mastering. Ottimo, ottimo. Cioè, vedete poi, cioè, studenti come danno testimonianze. Daniele, una volta fuori dalla ruota ti tieni sia comunque meglio comprare casa ma non abitarla? Una volta che stai fuori dalla ruota puoi fare come ti pare. Allora, a quel punto, cioè, una volta che c'è disponibilità economica, vedi una casa, ti piace, voglio, cioè, ti puoi permettere di voglio quella, capito? Voglio quella, te lo puoi permettere. Il problema è che la gente dice voglio quella quando c'ha 1.500 euro, 2.000 euro al mese di stipendio e non te la puoi permettere. Okay, la banca ti dà l'illusione che te la puoi permettere, ma sei incastrato a vita e non esci più. Quello è il problema. Domanda: vendendo il mio alloggio a soli 70 K, conviene estinguere due finanziamenti che ho in corso? Non lo so, dai, mo non sono consulente finanziario, io sono uno pratico. Ok? Sono uno pratico. Te li fa due conti, te li fa due conti. Qui devi vedere. Un attimino, i due finanziamenti a tasso fisso, tasso variabile, quanto è rimasto, quant'è la percentuale degli interessi rimasta che stai pagando, la rata, quanta parte di interessi c'ha, quanta parte di capitale c'ha. Ti fa due conti, fa due valutazioni e
fate ragionarci, insomma. Eppure la maggior parte della gente queste cose non le vuole vedere, anzi passi pure per matto, c'hai ragione, non le vuole vedere, non le... io parlo pure con amici, non le vedono. Lo sapete per qual è il problema? Qui torniamo e andatevi a vedere i Mindset Monday. Perché parliamo di mindset? Perché ti devi mettere davanti allo specchio e dire non ci ho capito un cazzo. Se la gente non fa sta cosa, e la maggior parte non la fa perché tiene il punto, vedi che stanno là, andiamo a cena fuori, vai al ristorante e guardano, questo però quanto c'è? Devi dire non ci ho capito un cazzo, ho sbagliato a fa sto muro. Se no è il primo passo, se no non ne esci, rimani nella ruota. Però hai tenuto il punto, bravo, complimenti. Se dici vendi casa, passi per matto, e infatti amico mio è matto, fattura più di 1 milione con questa società elettronica, si è fatto una villa, non me vorrei sbagliare, ma se l'è costruita da solo, c'è possibilità economiche. Ma tutto questo lui l'ha potuto fare grazie a cosa? Al fatto che si è venduto casa. Dice, ma se gli andava male, fai un piano B. Pure io ti ho fatto l'esempio del trading, se te va male. Te fai una strategia tipo Mary e Poop, me va male, c'ho 500, me va male, c'ho 4,75. Ma che ne cambia? Vivere in una casa da 500 o vivere in una casa da 4,75? Niente. Ma almeno ci ho provato. E guardare che poi chi c'ha sta mentalità, difficile che gli va male. Che è difficile che te va male, perché poi quando c'è un tuo progetto, una cosa, come io quando ho scoperto il trading, ci metti anima e corpo perché ti piace, perché vedi la luce, e quindi cazzo, come fa a darti male se sei pieno di entusiasmo, se vedi la luce, se studi? Certo, magari ci sono periodi, no, che dici porca miseria, però te fai forza e vai, ma stai uscita la ruota del criceto, stai a far parte di quell'1% delle persone. Questo è un altro discorso di quello che diceva prima, no? No? Eppure la maggior parte della gente queste cose non le vuole vedere, anzi passi pure per matto. Eh sì, ma il 99% sta a fare i conti a fine mese. Quello è il problema, cioè non bisogna ragionare come tutti, perché tutti sono poveri. Uno che fa fatica arriva a fine mese, che non ha la libertà, cioè il povero, poi un giorno parleremo pure di differenza tra ricchi e poveri, che non è economica. Cioè il povero lavora, se no non vive. Il ricco può vivere senza lavorare, e questa è la differenza sostanziale. Poi può essere anche 1000 euro al mese, ok, so dei posti qui ai Canarie campi con 1000 euro al mese, se c'hai casa tua campi con 1000 euro al mese, ok, qui non è quanto ti serve, ma è la mentalità che fa la differenza, e il 99% c'ha quella mentalità, lavorare, ok, scambiare tempo per denaro, punto. Allora, 150k di mutuo, sto nella ruota che però mi paga 10k al mese. Ok. Allora, io anche stavo in una ruota di lusso, tu sei in una ruota di lusso. Il problema è che stai sempre nella ruota. E una cosa importante è che devi stare attenta, perché ti spiego perché. Perché finché riesci a avere questo flusso di denaro buono, riesci a fare una vita buona anche se stai nella ruota, però nel momento che magari hai qualche difficoltà, l'imprevisto, l'inflazione adesso a palla, te mangi le mani perché dici con tutti i soldi che ho guadagnato, con tutti i soldi che mi hanno girato intorno, potevo utilizzare quei soldi per uscire dalla ruota, ok? Uno può guadagnare anche 20k al mese, ma se stai nella ruota mi spieghi a che ti servono, a comprarti la borsa del Louis Vuitton? È questa la mentalità che vi voglio far capire. La borsa del Louis Vuitton, se uno proprio se la vuole comprare, se la compra con i soldi che gli escono dalle rendite. Allora li puoi, come si dice, che li puoi sputtanare. Ma prima, quei soldi che c'hai, e se sono tanti, te devono far uscire dalla ruota. Ok? A meno che uno non fa il professore, cosa che fa una missione, che ti piace il lavoro che fai, ok? E ci sta, ma se domani smetti di lavorare, cioè Stella, la domanda che te devi fare è questa: se domani smetti di lavorare per qualsiasi ragione, indipendentemente da dove lavori, se domani quanto riesci ad andare avanti, quanto riesci a vivere mantenendo questo stile di vita che tu fai adesso? Questa è la domanda, perché se è un mese solo è un problema,
Se è 10 mesi, inizia adesso, ok? Se è 10 anni, allora c'hai fatta. Non so se sono chiaro io come la penso, eh? Ripeto, io come la penso. Allora, tutto dipende da quanto una persona riesce a far rendere i soldi. Se 5%, 10%, anche più, ti conviene andare in affitto e investire i soldi. Al contrario, è meglio comprare casa. Da qui l'importanza dell'educazione finanziaria, che permette di aumentare la percentuale sulla città e sbloccare migliori scenari. Sì, però c'è una cosa. Tutto dipende da quanto una persona riesce a far rendere i soldi. Non devi puntare alla rendita automatica, ma anche alla costruzione di un business dove tu ci lavori. Chiariamolo sta cosa, eh? Non è che io devo trovare un posto dove metto, a scanso di equivoci, dove metto i soldi e mi devono rendere questo o quest'altro. Ok? Perché se tu fai un'azienda, stiamo a parlare 5-10%, boom! È esponenziale la crescita. Ovviamente un'azienda fatta bene, con idee, con partner giusti, ok? È esponenziale. Il ragionamento che uno deve fare è dire: prima capire, poi vede quello che è nelle sue corde e poi boom, dritto sul focus. Ok? Se invece tu dici no, proprio io non posso, non me la sento, sappi che ogni tanto passa qualche. Sappi che l'alternativa ruota del criceto. L'alternativa ruota del criceto, quello è il problema. Quindi ti conviene andare in affitto e investire i soldi. Ok, vai in affitto e investi i soldi. Al contrario, è meglio comprare casa. Ma se la compri col mutuo non esci più dalla ruota. Devi essere consapevole di questa cosa. Diciamo che se c'è un forte capitale di base diventa poco sensato fare il dipendente con stipendio base. Questa pure è una cosa che sì, va visto, insomma, il tipo di lavoro che uno fa, perché magari alcuni lo fanno perché gli piace, no? Però il forte capitale di base tu devi anche costruire, ok? Va anche costruito. Devi ricordare che non è solo gain e anche pain, quindi impegno e proporzionalità. Certo, non c'è gain senza pain, ok? Però il pain più grande qual è? Il pain più grande qual è? Passare una vita nella ruota del criceto o avere difficoltà nell'uscirne? Francesco, allora, il problema sono i paradigmi che ci vengono inculcati fin da quando siamo piccoli e le persone difficilmente li vogliono cambiare. Gran bello getto comunque. Grazie Francesco. È questo, esattamente questo qua. La fortuna aiuta gli audaci. C'è anche quello, no? C'è anche quello, cioè, hai visto il video mio che stava a fare 140 K in un giorno? Poi ne ho fatti 30, tra i 30 e i 40. Ma se facevo il dipendente, ma quando mi era possibile fare 30-40 K in un giorno? Se facevo il dipendente, era impossibile, no? O rischiate farne più di 100 in un giorno? Se fai il dipendente, quanto devi lavorare per fare 100 K? In un giorno io faccio 100 K. Poi vabbè, c'è tutto il video su YouTube. Eleonora, allora, come affrontare una sconfitta iniziale nel trading? Cambiare strategia o lasciare tipo o lasciare il tipo di investimento? Eleonora, non so a che ti riferisci, ma devi, se tu mi parli di iniziale, sconfitta iniziale, io nel trading che spieghiamo noi c'è la parte demo, quindi tutta la parte iniziale la devi sviscerare, fare la pratica col demo, che non rischi nulla. Quindi se tu hai paura, dici io se inizio nel trading e c'è una sconfitta iniziale, ti posso dire che c'è la fase di demo dove non rischi nulla e capisci. Infatti ne parlavamo al webinar, cioè penso che è l'unico business, perché io trading lo vedo come un business online, l'ho sempre pensato così, come business online, no come giocare in borsa, no come no, quindi devo fare il 50% l'anno, devo fare il 20% l'anno, io non devo fare niente, io ci devo vivere, ok? Mese faccio 10 K, mi bastano 10 K per vivere, sì, a posto. Mese 12 K, un mese che dovessi fare 7 K, e magari vedo che a 7 che ok, insomma, posso vivere con 7 K a sto mese? Sì, a posto. Ok, io l'ho sempre vissuto così. Dicevo nel webinar, proprio abbiamo detto: non esiste business che tu puoi fare la demo. Esiste. Se ti apri un negozio, non puoi fare la demo. Fai demo 6 mesi, dopo 6 mesi dici ok, mo famo i soldi veri. Se, no, non esiste. Trading, sì. Quando citi il mentore,
Intendi seguire un market maker e fare il copy trading? Inizialmente può avere senso. No, 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 che stai parlando? No, no, assolutamente no. Guarda, io vai su www.mytradingway.it, c'è un corso gratuito su cosa fare e cosa non fare nel trading. No market maker, no copy trading. Stai perdendo tempo. Ok, market maker per tantissimi motivi li trovi là e l'ho fatto anche video. Copy trading perché se copi qualcuno non te imparerai mai, no? A fare determinate cose. A parte che è tutto finto, tutto fasullo, lascia perdere. Ma anche fosse tu trovi quello che dice, oh, copiano a me. E poi quando lui domani ti dice, guarda, mo me ti paga, oppure domani non c'è più per qualsiasi motivo, tu che fai? Non sai più fa niente. Sono skill che dovete acquisire voi, sono skills che dovete acquisire voi. Sì, sono studentessa e sto studiando la Squeeze. Ottimo, ottimo Francesca. Ciao, la mia domanda è sempre una. Se io ho un capitale da investire, come faccio a riconoscere l'azienda per la quale varrebbe la pena investire? Cioè, questa è la domanda da 100 milioni. Allora, alla base ci stanno dei ragionamenti che tu devi fare. Allora, hai un capitale da investire. Ok, quindi non devi riconoscere l'azienda, ma devi riconoscere il business. Non ti guardare l'azienda, di guardare il business. Che tipo di business vuoi fare? Vuoi investire sulle startup? Bene, dividi la quota in 10 startup, te prendi un consulente, te le studi, ok? Vedi se hanno la crescita, te studi i bilanci, vai a parlare, fanno il pitch, vedi, e sai che su 10 startup una di queste magari fa 20 per e te ripaga tutti gli altri che vanno male. Questo è uno. Poi, azienda. Vuoi fare il mercato azionario? Non devi andare sull'azienda singola, puoi fare gli indici. Oppure, puoi fare un'azienda, ok, ci stanno dei software, dei programmi che ti mettono in evidenza le parti di un'azienda, c'è un'azienda che fa profitti, che ha gli earnings crescenti negli anni, sono tutta una serie di cose. Dici, ok, ci investo una parte. Mi proteggo. In modo che se mi va contro rischio solo una piccola parte, se sale su faccio un sacco di soldi. Cioè, di prima capì il tipo di business che vuoi fare. Ok? Poi vedi nello specifico un pezzettino più avanti. Francesca, devo digerire le opzioni. Sì, ma tranquilla, cioè, le opzioni, cioè, sono veramente quattro stupidaggini, eh? Sono quattro cose. Compro la put e vendo la put, compro la call e vendo la call. E poi sono tutti gli intrecci con queste quattro. Una volta che tu hai capito questi concetti, poi c'è Martina che spiega benissimo, time decay, ATM, ETM, insomma, non so tanti concetti. Una volta che hai compreso questo, c'è Martina poi che li spiega benissimo, quindi poi se hai dubbi, sciogli subito con l'assistenza e basta. Vincenzo, allora, concordo con te Emanuele, non stiamo neanche a considerare l'incognito di quanto varrà la tua casa in futuro. Eh sì, io ho sempre pensato questa cosa, cioè, io all'epoca dicevo, se c'ho io quando sto mio amico ha venduto casa a 400, no? Ho detto ok, una bella casa mi costa 400, per avere un mutuo decente devo dargli il 50%, perché poi ci rimette pure il notaio, la devi un po' riformare, no? Fai come si dice riforma in Italia? A ristrutturare, la devo ristrutturare, no? La devo arredare, quindi 200 io e 200 a banca, ok? Quindi io metto 200.000 euro, 200.000 euro li metti a banca, casa è mia tra 20 anni e gliene ho dati tra mutuo e pitch and broi 400.000, quindi ho pagato a doppio. Che c'è? No, aspettate, aspettate, ci buttiamo la pasta, no. Aspettate, dai, ho quasi finito. Oggi spaghettone grosso quadrato, poi chi mi dice che in Canaria, no, ma in Canaria c'hai la pasta. Allora, spaghettone grosso quadrato, rummo, con tonno e carciofini, con la cuoca che io ho insegnato a risottare, quindi cremosi. Poi gente che scrive, ma in Canaria c'è la pasta, vabbè, ok. Quindi,
dicevo, 200.000 hai messi te, 200.000 hai messi la banca, casa è tua quando sei vecchio. Ok? Quando sei vecchio casa è tua, finalmente tua. Ma tu l'hai pagata il doppio e comunque ti sei fatto la vita senza i 200.000 euro iniziali in tasca. Porca miseria, preferirò quando ho 30 anni avere 200.000 euro in tasca e trovo il modo di farci qualcosa. Certo, se me li sputtano in automobili, in discoteche, in criptovalute, grazie al cavolo. Cioè, è meglio che gli dai a banca. No, e questo è il concetto. Le statistiche dicono che negli ultimi 10 anni le case in Italia si sono svalutate. E sembra che scendano ancora, eh? Sembra che scendano ancora perché ovviamente se i tassi di interesse salgono, se sal meno gente si può comprare a casa, no? Meno gente, se meno gente si può comprare a casa diminuisce la richiesta e quindi se diminuisce la richiesta chi vuole vendere abbassa il prezzo. Cioè, c'è poco da fare. Poi ci sono ovviamente tipo qui ai Canari, qui è un mondo a sé perché qui c'è scarsità, qui ci sono poche case, tutti vogliono venire qui sull'isola, tutti vogliono venire ai Canari, dopo il Covid qua tutti andiamo ai Canari perché se sta una favola piuttosto che stare nelle città, no? Scusa la mia curiosità, quanto costa un affitto in condominio con piscina? Qui alle Canarie? Dipende, insomma, ci stanno da 800 euro in poi, ma dipende dalla grandezza. Dipende dalla grandezza. Okay, però qui, soprattutto al sud, i condomini c'hanno, cioè, sono tutte casette, villette a schiera, chiamiamole così, più o meno piccole, di un piano, di due piani, dipende, e c'hanno tutti una mega piscina. Però dipende, dipende. Nel frattempo vi dico che hanno solo 7 mi piace. Allora io vi dico tutti i miei pensieri, i miei ragionamenti, sperando che possa essere d'aiuto. Però voi mi piace, mettetelo perché siete 73 persone, 7 mi piace. Allora o non vi è piaciuto, allora non lo faccio più. Quindi o non vi piace, e allora ne prendo atto, vabbè, ne prendo atto, no? Che poi anche il discorso piacere o non piacere, cioè io quello che vi dico non vi deve piacere, vi deve essere utile, che è diverso. Può anche non piacervi perché uno che si deve mettere davanti allo specchio e dire non ci ho capito un cazzo, da domani devo fare qualcosa, ti può non piacere. Ok? È normale che non ti piaccia. Devi vedere se ti è utile. Quindi cerca di prendere le cose che ti dico io, di ok, questo massimo, questo mi fa incazzare, però mi può essere utile. E prendete le informazioni. Quindi mettete mi piace. Siamo iniziati bene con 80, 100 mi piace, poi gli ultimi 68 mi piace, visto l'ultimo. Allora, lunedì prossimo faccio il video solo se superiamo i 100 mi piace. Vediamo, così vedo un po' di sprono. Ok, se questo video, questa live supera i 100 mi piace, la faccio anche lunedì prossimo. Se no, rimandiamo. Ok, quindi mettete mi piace. Se vedo 100 mi piace, la facciamo. E la prossima, voi vi dico il titolo. La prossima, lunedì prossimo, è Poracitudine. Fighissima la prossima, non va a vedere. Si chiama Poracitudine. Poracitudine. Per chi vuole uscire dalla ruota del criceto, per chi vuole una crescita personale, per chi vuole raggiungere la libertà finanziaria, sono informazioni che per forza sono utili. Perché una persona che l'ha vissuta queste cose. Come sono utili le biografie di Agassi sul mindset, le biografie di Tyson e tante altre biografie. Ok, questa è come se fosse una mini biografia, pensieri, ragionamenti di una persona un po' più normale, magari un po' più simile a voi piuttosto a mostri sacri, no? Come Agassi o mostri della boxe come Tyson. Ok, una persona un po' più come voi. Quindi per certi versi dovrebbe essere molto più utile. Dove posso prendere i due corsi gratuiti che hai citato? www.mytradingway.it e c'è una parte che è proprio cosa fare nel trading e cosa non fare nel trading. Allora, grazie Emanuele, sempre chiaro e cerenito. Grazie anche a voi. Eleonora, aiutaci di più su cos'è questo mindset nello specifico per il trading, come superare la paura quando i mercati salgono e scendono alla velocità della luce e non si riesce a prendere una decisione corretta nella direzione. Allora, la paura è figlia della precipitazione,
non conoscenza. Se tu c'hai la conoscenza, non devi avere paura. Ciao a tutti, mettete mi piace. Se raggiungiamo i 100 like su YouTube, io guardo principalmente YouTube, comunque se raggiungiamo i 100 like, quindi andate su YouTube e mettete like semplicemente, se superiamo i 100 like su YouTube, settimana prossima, lunedì, Poracitudine, e ci facciamo due risate su Poracitudine, vi racconto un po' delle cose io che ho visto e so proprio da Poracitudine, ma sono molto diffuse. Ciao a tutti!